lì. Le portate tra le spezie nelle stive dei mercanti dalla fiera dell'Estawa. Segreti e trucchi del mestiere per deformare la realtà, semplicemente magica, costantemente unica, eroticamente pudica. Ma va va, forse non esiste il mistero, forse non c'è niente di vero, forse è solo il precotto del nostro pensiero. Solo messe e presi in culo, questo è vero. Mondi passivi, mondi attivi, come i verbi che sto cantando, riflessivi. Prendo colpi, rido e piango, metto a conto, intanto canto, mentre si ridono, giocando a scacchi e scegliendo fanti, regine e matti come me. Nel silenzio più assoluto decidono, il solvente è giusto per un uomo concentrato. Giro tondo, casca la rima sulla terra, sotto la carne con il suono vibra, parlando di note la notte come lo scriva, aspettando l'alba che ognuno di noi vuol veder sorgere, per incarnarsi nella fenice che mai morirà, bevendo succhi di elisir dell'immortalità, mangiando le radici della conoscenza, toccando sensazioni di esperienza, quando il sacerdote dell'impossibile muoverà i suoi guerrieri con violenza. Apri la bocca, guarda che ti do, questo è il castello del drago potente, entra e vieni con me, ti renderò felice, parole troppo grosse per te, rime troppo sciape per me. Guardate chi è venuto a trovarvi, la mia coccia è impossibile da proporvi, con una prospettiva di Escher. Parlami, da una orecchia mia entra e da una mia esce. A mio parere dobbiamo fare uso delle nuove armi di cui abbiamo tanto parlato. Gli uomini selvaggi vanno tutti eliminati. Vi faccio una domanda: possiamo ancora fidarci degli uomini domestici? Avete torto a considerare gli uomini come dei semplici animali malvagi. E credo che noi draghe commetteremmo un errore dalle conseguenze irreparabili. Progettare piani come Joker, muoversi come uno stalker, arsenico e nocivo come il terzo, puoi far parte di noi puro come te stesso. Siamo tutti nemici dei supereroi, abile come Tex, devo e grande come Semtex. Ordigni per reggere equilibri tra il mondo dei buoni e quello dei maligni. Non preoccuparti, sto lottando per diventare spirito, simbolo dei simboli della vita umana, incarnando Dio dentro la filigrana, trascendendo la materia, cancellando la memoria, distruggendo politica, amori, stati, tribù e sapori ribelli, per creare il monomondo, confezionando, livellando il desiderio. Dimmelo adesso, quanto vuoi per la tua immaginazione? Guarda il sogno di me stesso, sto facendo i salti della mia creatività, fuori dal giro come il terzo mondo, incapace di far girare l'economia del mappamondo. Vendo armi, guerre e cure, vendo riso, giustizie scure.